sono 365 detenuti a rischio radicalizzazione in Italia. Piccoli numeri di fronte agli oltre 56.000 carcerati totali, ma significa comunque che ogni giorno tra le sbarre c'è la possibilità che nasca un terrorista. Come evitarlo? Garantendo i diritti ai detenuti di ogni fede religiosa è la risposta di chi da anni studia le condizioni delle carceri. Un detenuto che, faccio un esempio, chiede un Corano perché ha desiderio di pregare in una situazione come quella detentiva, di particolare stress emotivo e psicologico, non è un detenuto che per forza si sta radicalizzando. Quindi, come dire, non confondere quelli che sono normali strumenti di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito con strumenti che invece sono di reale aumento del pericolo, di avvicinamento a reclutatori, a persone che davvero vogliono trasformare il detenuto in un terrorista. Ma è proprio nel momento della preghiera che gli integralisti islamici diffondono le loro idee di guerra e di terrore. Quello che spesso avviene è che purtroppo gli imam, appunto, che magari avrebbero gli strumenti per predicare un Islam democratico, non gli viene concesso. Comunque le procedure burocratiche per l'ingresso, per diventare effettivamente l'imam dell'istituto, sono molto complicate. Quello che succede è che quindi la comunità islamica dell'istituto si auto-organizza, spesso a condurre le preghiere sono quindi le persone detenute. Emarginazione, ignoranza, mancato rispetto delle regole e scarsa integrazione fanno il resto, senza contare poi lo stato delle carceri italiane, sporche, sovraffollate, con pochi educatori e pochissimo personale medico.